Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e bentornati nel mio canale con questo nuovo video. Questo è un video in cui vi darò dei consigli, infatti vi aiuterò come diventare un buono YouTuber. Allora, io dico che queste sono 10 regole secondo me fondamentali per fare dei buoni video e per essere seguiti. Con questo non dico che io le rispetto sempre, però cerco sempre al massimo di impegnarmi e di rispettarle. Comunque, iniziamo subito con la prima regola. Allora, secondo me bisogna essere bravi nel commentary, infatti bisogna avere un commentary fluido perché non si può continuare a cioè stare zitti per a lungo, perché se no il commentary diventa noioso e chi vi seguirà si stancherà di seguirvi e appunto non si iscriverà al vostro canale. Poi, deve essere un gameplay di qualità, quindi se riuscite in HD, registrato magari o con un programma per il computer come Dxtory, oppure se siete dei console gamer con una scheda di acquisizione, magari non iniziate subito a comprare l'HD PVR che costa sul 150 euro, vi consiglio prima di provare una scheda di acquisizione media qualità sulle 20 euro più o meno, in cui provate a fare i primi commentary e vedete se siete seguiti o meno. Poi il secondo punto, dovete scegliere un argomento da trattare nel vostro commentary, infatti potrà essere un commentary divertente oppure tecnico a seconda di cosa si vuole incentrare il proprio canale, quindi non dovete parlare così a vanvera. A meno che non siete, non so, in live e potete commentare tranquillamente quello che state facendo in partita. Poi il terzo punto fondamentale, secondo me, è bisogna essere originali, perché una cosa che manca molto su YouTube è l'originalità. Infatti si trovano sempre i soliti gameplay di Call of Duty, Modern Warfare 3, adesso tra poco uscirà Black Ops 2, quindi prepariamoci perché è anche giusto che ci siano molti video sulle novità del momento, però non troppi. Quindi essere originali è molto importante. Quindi anche variare nel gameplay e non portare sempre il solito gioco, a mio parere. Poi un altro punto è sfruttare le occasioni perché, ad esempio, non so. Ho visto che c'è un canale appena creato da circa una settimana che si chiama Mela Jimbo, che prende un po' in giro la community italiana, quello che succede durante i nostri giorni, ed è riuscito a fare molti iscritti, adesso sono a un migliaio circa. E questo canale, infatti, in così poco tempo è riuscito, tramite quello che è successo nella nostra community, a fare così tanti iscritti. E lui è riuscito a sfruttare l'occasione appunto che è successa. Quindi anche questo è molto importante. Poi un altro punto è farsi pubblicità senza spammare troppo, diciamo. Io questo non l'ho quasi mai fatto, cioè non è che sono andato su Facebook a spammare i miei video, però ogni tanto mettevo dei video di risposta ad altri video di YouTuber più famosi, ad esempio ho messo video di risposta all'episodio di Che Popò di Arma di Ron, e questo mi ha portato a fare più visualizzazioni del normale. Quindi voi provate appunto a mettere video di risposta ad altri YouTuber più famosi, se così si può dire. Poi un altro punto è il titolo del video e la descrizione. Allora, questo non deve essere trascurato perché nella descrizione, quella che voi non leggete mai, dovete spiegare quello che vi siete dimenticati di dire nel commentary, perché succede, e non so, magari se vi siete dimenticati di introdurre la partita, voi potete comunque lasciare tutto in descrizione, così non ci saranno i soliti commentary con che arma hai giocato, eccetera, eccetera. Poi il titolo del video deve essere un titolo completo, ma non troppo lungo. Vi consiglio di mettere il titolo del gioco in sottofondo e poi l'argomento di cui trattate. Ad esempio, in questo video metterò
FIFA Street trattino o sbarretta 10 regole per diventare un buono YouTuber. Inoltre sono anche molto importanti le tag, che sarebbero le parole chiave. Infatti, ad esempio, se noi cerchiamo un video sul canale e scriviamo Black Ops, questo ci troverà i video che come tag avranno Black Ops. Quindi è molto importante mettere tag appropriate, perché altrimenti trovate dei non mi piace ai video, perché loro magari vogliono un video che c'entri con qualcosa e trovano il vostro che, avendo messo una tag casuale, non c'entra nulla. L'ottavo punto di questa lista che ho creato è avere una grafica nel canale carina, perché è il vostro biglietto da visita, possiamo dire, perché quando qualcuno vede il vostro canale, magari gli piace il vostro background, la vostra intro, e magari vi lascia anche un commento, un like apposta solo per queste. Infatti, il nono punto di cui volevo parlarvi è avere un'intro adeguata. Cosa intendo per adeguata? Bella, sì, però non è che deve essere una intro di 30 secondi, perché secondo me, quando io guardo dei video con un'intro di 30 secondi, sinceramente mi stufo ad aspettare ogni video 30 secondi all'inizio. Più magari se avete anche l'outro, sono altri 20-30 secondi alla fine. È abbastanza noioso, quindi io vi consiglio una intro di massimo 5-6 secondi, come la mia ad esempio. Poi l'ultimo punto è la frequenza e la puntualità nell'uscita dei video. Questo perché voi siete seguiti da persone che vogliono vedere dei video con regolarità, e magari se riuscite a fare anche una tabella di uscita dei video sarebbe meglio. La frequenza invece è molto importante, perché non potete essere inattivi 2 settimane e pretendere che poi avete YouTuber che vi seguono anche dopo questo lungo periodo di attesa, a meno che non siete molto bravi e avete avuto qualche problema che non riuscite a risolvere. Ok, la lista di queste 10 regole è finita. Ringrazio Gamersharp, perché... Vabbè, adesso ho riso perché comunque lui non vedrà mai questo video, penso. Però ho preso questo gameplay di FIFA Street appunto dal canale di sua sorella, Depash 2001, in cui mette questi video a disposizione per fare gameplay e commentary. Quindi niente. Io vi ricordo di passare dal mio canale, iscrivetevi, lasciate un bel like, un commento, e se vi hanno aiutato queste regole, scrivetemelo. Comunque, con questo video non voglio copiare nessuno, però visto semplicemente che di tutorial così non ce n'erano molti su YouTube, e quindi ho pensato bene di farne uno. Ok ragazzi, io vi saluto, ci vediamo a un prossimo video, bella!